La foto che state vedendo gira da anni sul web e ha fatto quindi il giro del mondo. È apparsa per la prima volta su Reddit 4 anni fa, poi ha spopolato su Twitter. Moltissimi hanno cercato nel tempo di capirla e descriverla, ma prima di spiegarvi cos'è questa foto, guardatela attentamente. Guardate ogni minimo dettaglio. Notate tutti i suoi particolari. Ditemi cosa vi sembra, cosa vi suscita. Forse qualcuno di voi è in grado di riconoscere qualcosa, forse uno o più oggetti, anche se il tutto appare molto confuso e disordinato. Ma se nonostante tutti i vostri sforzi non riuscite ad indovinare niente, se vi sentite molto confusi, non è perché avete qualcosa che non va. Questa è effettivamente un'immagine incomprensibile. Stando a varie fonti online, navigando tra la rete viene fuori la verità. È un'immagine creata da un software che sfrutta un database di foto attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta di un qualcosa creato per simulare l'esperienza di un ictus. Citando una delle fonti che spiega cosa rappresenta, proprio come negli stadi finali della malattia, tutto ha un non so che di vagamente familiare, ma riuscire a dare un nome con assoluta certezza a ciò che si sta guardando risulta quasi impossibile. È incredibile come un'intelligenza artificiale sia stata in grado di replicare la sensazione di un ictus. Fa quasi paura sapere che una macchina sia riuscita a far comprendere bene al mondo una condizione medica, mentre l'uomo stesso, che da anni la studia, non ha avuto gli stessi risultati. Un medico psichiatra di Harvard ha affermato che per quanto il nostro cervello cerchi di dargli un senso, nulla renderà la foto familiare. Lui crede che il fastidio di non sapere cosa sia derivi dai tentativi del nostro cervello di riconoscere uno schema. Questo però è impossibile se quello che vediamo non è nulla che conosciamo, anche se lo sembra in apparenza. Questa foto è una vera e propria sfida per tutti noi, e lo sarà in eterno, nei secoli a venire. La foto che state vedendo potrebbe sembrare una foto come tante altre, un condannato che viene scortato dagli agenti, ma dietro c'è una storia incredibile. In data 17 giugno 1939, davanti al carcere di Saint-Pierre, il condannato a morte e serial killer Eugene Weidman viene scortato davanti a una piazza piena di persone. Eugene era così odiato che molti francesi erano già lì dalle 4 del mattino a spingersi ad urlare e a desiderare di vedere questa persona morire per quello che ha fatto. Si dice che molta gente lì presente, giornalisti compresi, non vedesse l'ora che il condannato uscisse dal carcere e salisse sul patibolo. Quindi la voglia è tale da dover tenere a bada la folla, in preda alla voglia di sangue e sofferenza. Quel giorno, la Francia è tornata indietro nel tempo, dove certi condannati erano diventati così famosi da avere una schiera di persone pronta a far casino durante le loro pubbliche esecuzioni. Quel giorno è considerato come uno dei più bui della Francia. Infatti di lì in poi quel tipo di esecuzione verrà fatto al chiuso, dietro le spesse mura del carcere, per evitare quello che sta per succedere. Eugene viene fatto salire sulla pedana, piegato e infilato nella ghigliottina. Con lo sguardo rivolto alla folla e alle guardie lì presenti, viene decretata la sua morte. La lama cade, il sangue schizza anche oltre la ghigliottina e la testa precipita giù. Nonostante non fosse più attaccata al collo, per una manciata di secondi gli occhi di quella testa si muovono ancora. La bocca cerca di dire qualcosa di incomprensibile. Un boato riempie la piazza. Non si fa in tempo a fotografare questo evento, che già si crea un casino. Molti cercano di scavalcare il limite, prendendo il sangue di Eugene per rivenderlo come souvenir, imbrattando fazzoletti o sciarpe per poi fare annunci sul giornale e venderli. Alla fine la testa si spegne per sempre. Lo sguardo del killer guarda con disprezzo e dolore la città che lo ha sempre odiato. Dietro questa foto pubblicata su Facebook il 16 luglio 2011 c'è un atroce dettaglio. Il post è stato fatto da un certo Tyler Hadley, un ragazzo di 17 anni. Nel post invita le persone che conosce ad una festa a casa sua. All'inizio però nessuno ci crede. Tyler non è molto popolare a scuola e non pare avere tanti amici. I suoi genitori poi non sono tipi da lasciargli organizzare una festa.
Per cui agli occhi dei compagni di scuola sembra tutta una fesseria. Ma Tyler, tra i commenti sotto il post, spiega che i suoi genitori non daranno problemi, non avrebbero interrotto i festeggiamenti e non erano nemmeno in casa. Poco per volta la casa di Tyler si riempie, sempre più persone iniziano a credergli, ed è proprio quella foto alla fine a convincere tutti. Un centinaio di ragazzi fanno visita a quella casa, iniziano a darsi alla pazza gioia tra il fumo, gli stupefacenti, beer pong, musica, risate, schiamazzi e tanto cibo. Dopo poco la casa di Tyler diventa un vero inferno. Oggetti distrutti, bicchieri rotti per terra mescolati con pezzi di cibo, ma lui non si preoccupa di nulla. Si diverte anche lui, prende qualche pasticca, mangia e beve senza problemi. Chiede solo di non urlare troppo, altrimenti i vicini avrebbero potuto chiamare la polizia, ma per il resto è il primo a gettarsi nella mischia. Si gode quindi quella popolarità mai avuta in tutta la sua vita, ha realizzato il suo sogno. Le ore però passano e il suo stato peggiora sempre di più. Dice cose diverse sul dove sono andati i suoi genitori, prima in Kansas, poi ad Orlando. Infine dice una cosa semplice e inquietante. Non vivono più con lui, quella adesso è casa sua. Il post sbornia, sempre quella sera, rende Tyler nevrotico e spaventato. E alla fine rivela tutta la verità. Dice di aver ucciso i suoi genitori, di averli nascosti in camera da letto e fa persino vedere i corpi e i vestiti sporchi di sangue. Poco più di 3 ore prima della festa e prima di aver postato quella foto, pare che Tyler avesse messo la musica ad alto volume. Poi avrebbe colpito alla testa sua madre e quindi suo padre. Da tempo Tyler stava soffrendo. Sua madre quindi lo aveva portato in un ospedale psichiatrico 15 giorni prima. Sembrava dare dei miglioramenti, ma per quello che è successo, sembra invece che tutto sia peggiorato. La voglia di voler fare tutto senza freni lo ha portato alla follia. Come Icaro che ha volato troppo vicino al sole, adesso le sue ali sono bruciate ed è caduto giù a causa della sua stessa pazzia. E alla fine è stato condannato all'ergastolo. Questo selfie è stato l'inizio della fine. Siamo a Delhi e un uomo di nome Max Sood è un grande amante delle tigri. Stando alle parole di suo nonno, Max Sood è proprio ossessionato dalle tigri. Pare abbia anche una certa passione per i leoni, ma principalmente per le tigri. Tigri e solo tigri. Non pensa ad altro. Pare che questa estrema passione gli sia nata da piccolo, quando è stato portato per la prima volta allo zoo. Vedendo questo grande animale, in Max Sood è scoppiato un interesse esagerato e se l'è portato dietro per tutta la vita. Alcuni suoi compagni di scuola raccontano addirittura di come avesse la galleria del telefono piena di immagini di tigri. Max Sood esternava questo suo interesse, raccontando a tutti aneddoti sulle tigri e storie che hanno a che fare con loro. Una storia che raccontava spesso era quella di una tigre del Bengala allo zoo Alipur di Calcutta. Una storia tragica perché l'animale aveva sbranato un uomo e sua moglie. Nonostante tutto, con il passare degli anni la sua ossessione non diminuisce, anzi cresce ancora di più. Quando può va allo zoo a vedere le tigri, non ne può fare a meno. Ormai adulto non si presenta neanche più a lavoro per andare allo zoo. Arriva al punto di perdere il lavoro e usare i suoi ultimi risparmi per comprare i biglietti per vedere i suoi animali preferiti. A quel punto Max Sood ha moglie e figli. Ha 20 anni e prima di venire licenziato faceva il facchino. Tutto quel che gli resta quindi è l'amore verso questi animali. Un amore che gli sarà fatale. Max Sood era andato anche quel giorno allo zoo e aveva scavalcato la recinzione protettiva della zona delle tigri bianche. Era precipitato giù nella fossa di quei pericolosi felini. Non c'era modo per risalire e la folla tutto intorno ha iniziato a gridare dal panico. Max Sood era terrorizzato, si era rannicchiato con le spalle al muro perché una delle tigri aveva iniziato ad avvicinarsi a lui. Sembrava curiosa, non pareva infastidita o aggressiva. Molto probabilmente non gli avrebbe fatto nulla. Il problema è che qualcuno tra la folla, tra le urla di disperazione, ha iniziato a lanciare pietre e qualsiasi altra cosa trovasse contro il predatore. La tigre bianca, imbestialita da quella provocazione, ha quindi sbranato Max Sood, dilaniandolo in un istante. La foto che vedete ritrae gli ultimi secondi della sua vita. Attorno alla vicenda ci sono state varie polemiche. Alcuni sostengono che la tigre lo abbia attaccato prima che venisse colpita.
Altri invece dicono che la sicurezza dello zoo aveva avuto 10 minuti buoni di tempo per salvare Maksud, ma nessuno dello staff ha fatto nulla. Inoltre, colui che ha allevato quella specifica tigre dice che non avrebbe mai fatto del male all'uomo senza un valido motivo. Sostiene quindi che se è accaduta la tragedia è per forza a causa di quella provocazione. Maksud lascia una famiglia che, nonostante tutto, gli voleva bene. Purtroppo questo è quello che ci rimane della vicenda. La foto di un uomo terrorizzato davanti alla sua più grande passione.